Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questo ve l'avevo annunciato, preventivato, ed è un video sul come utilizzare il logbook. Quindi partiremo su che cos'è il logbook e in base a questo capiremo perché sto facendo questo video. Allora, banalmente il logbook è un diario di allenamento, quindi un diario in cui ci segniamo gli esercizi che abbiamo fatto, le ripetizioni, il carico relativo e il numero di serie, eccetera, eccetera. E l'idea del logbook è di utilizzarlo in un approccio chasing the log, ossia un approccio in cui andiamo costantemente a cercare di battere la performance che abbiamo fatto. Quindi, per esempio, sulla press abbiamo fatto 8 ripetizioni con 520 kg, la volta successiva o cerchiamo di farne 9, una ripetizione in più, sempre con lo stesso carico, oppure per le stesse ripetizioni aumentiamo il carico. Quindi chasing the log, cercare di battere costantemente il logbook. È un approccio che si può utilizzare, abbiamo parlato spesso di quando utilizzarlo, quando ha senso, eccetera, eccetera. Su Runner Nation, che trovate qua il link in descrizione, abbiamo fatto diversi video in merito. E il problema principale è come poi viene interpretato all'atto pratico, ossia le persone vanno ad applicarlo e tutti noi ci siamo passati sul ok, devo battere il log. Quindi vado in sala ogni volta con l'ansia del dover battere il log e se non lo batto, chissà che cosa succede, non ho dato stimolo, non ho spinto abbastanza il muscolo, è stata una sessione improduttiva, eccetera, eccetera. E questo è un atteggiamento, come potete ben immaginare, se non starei facendo questo video, tendenzialmente sbagliato. Quindi voglio cercarvi di far capire come utilizzare questo log, perché questi errori li ho fatti anch'io. Quindi andavo in sala con l'ansia, soprattutto quando iniziavo a rosicchiare poche ripetizioni, con l'ansia di doverlo battere, di dovermi spremere. E se non riuscivo a battere il log, entravo in paranoia, oddio non ci sono riuscito, oddio perché, allora non ho stimolato, la sessione è andata male, bla bla. In realtà partiamo dal presupposto che non è così, ossia finché vi siete spremuti, finché avete dato il massimo, cedimento tecnico, forma perfetta, eccetera, eccetera, la sessione comunque ha creato uno stimolo ipertrofico, quindi anche se fate le stesse ripetizioni o una ripetizione in meno o dovete diminuire il carico o quello che vi pare, comunque lo stimolo ipertrofico lo avete dato. Ok, quindi innanzitutto non entrate in paranoia quando vedete che non riuscite a battere il log. Però il log è uno strumento che dovete utilizzare, come dico sempre, ex post, cioè è uno strumento dannatamente utile se utilizzato in maniera intelligente, ossia se utilizzato ex post per poter ragionare su quello che sta andando. Che cosa vuol dire questo? Allora, noi quando dobbiamo creare uno stimolo ipertrofico, dobbiamo creare ipertrofia in generale, abbiamo due protagonisti in gioco. Ne ho parlato spesso, lo stimolo, anzi gli stimoli, però diciamo stimolo in generale, come genus e recupero, quindi rapporto tra stimolo e recupero. Ora, più andiamo avanti con l'allenamento, più ci renderemo conto che il fattore realmente limitante per i nostri risultati non è tanto lo stimolo, ma il recupero. Che cosa vuol dire questo? Che io verosimilmente posso creare uno stimolo molto importante, è facile creare stimolo. Posso andare in sala, non devo neanche farmi troppo il culo, tra virgolette, non devo neanche creare troppa intensità. Mi metto a fare, non lo so, 20 serie di panca piana, 20 serie di machine flies, 20 serie di chest press, e ho creato uno stimolo della Madonna, il petto sarà super stimolato a crescere. Il problema è che ho lavorato a buffer, ma non importa, ho fatto tantissimo volume e lo stimolo l'ho creato. Il problema di base è che a questo stimolo, essendo peraltro il volume la variabile che più impatta sulla capacità di recupero del corpo, questo stimolo il nostro corpo non sa recuperare. Quindi ho stimolato 20, ma il nostro corpo non riesce a recuperare di 20. Quindi realmente il mio miglioramento è molto più basso. Immaginiamo che la capacità di recupero del mio corpo è 10, quindi se io lo sovrastimolo, comunque sempre 10 il mio corpo riuscirà a recuperare. Quindi non importa se lo stimolo di 11, 12, 15, 20, sempre 10 è il mio limite. Il problema di base è che se io vado a sovrastimolare, quindi se supero questo 10, tra virgolette, non è che il mio corpo semplicemente recupera 10, ma in realtà essendo sovrastimolato e disperdendo energie, non riesce neanche a recuperare in maniera efficiente, quindi il recupero sarà di 9, sarà di 8. Quindi il mio adattamento finale, anche se la capacità di recupero sarebbe 10, il mio adattamento ipertrofico, il risultato ipertrofico finale è di 9, di 8, di 7, perché sto sovrastimolando e sto disperdendo troppe energie. Ora, lungi da me fare di questo un discorso matematico con questi numeri, servono soltanto per darvi degli esempi e farvi capire il concetto. Però idealmente, se la capacità del mio corpo è di recuperare 10 in questo determinato momento, in questa fase, il best case scenario, quindi quello che voglio raggiungere, è di stimolare esattamente 10, perché in questo modo, se il mio corpo può recuperare 10, io stimolo 10, il mio risultato ipertrofico sarà 10 ed è il massimo che il mio corpo può darmi in questo determinato contesto. Poi ho fatto altri video e se volete dedicherò altri video su come aumentare questa capacità di recupero, portarla a 11, 12, eccetera. Di nuovo i numeri sono soltanto per capirci, sono indicativi. Però realmente io devo cercare di stare là. Ora,
numeri sono indicativi perché? Perché logicamente voi mi dite, Ludo, ok, come faccio a capire qual è il mio numero, tra virgolette, del recupero, e come faccio a capire che il mio stimolo sta esattamente come il recupero, cioè come faccio a raggiungere questo 10-10, 11-11, 12-12 che stai dicendo? Allora, la prima cosa è sicuramente tanta intimità con l'allenamento, quindi anni e anni di esperienza in allenamento in cui veramente create intimità, quindi prescindete da qualsiasi numero, da qualsiasi cifra che trovate su internet, range di volume ottimale, eccetera, eccetera, e vi concentrate su quello che veramente il vostro corpo sta chiedendo, vi concentrate all'atto pratico, qual è la risposta del vostro corpo, come vi sentite durante la giornata, eccetera, eccetera, questo vi dice veramente, veramente tanto, quindi questa è la prima cosa. Secondo strumento è il logbook. E è qua che entra in gioco il logbook, è qua che vi dà il massimo, vi permette di capire in questa ricetta stimolo recupero quale ingrediente serve un po' di più. E vi faccio un esempio classico tra virgolette, su come io tendo a gestire i miei mesocicli di lavoro e i mesocicli dei ragazzi in base ai feedback che vado a chiedere ai ragazzi e agli atleti. Per farvi capire esattamente come sfruttare e utilizzare il logbook. Allora, all'inizio di un mesociclo, quello che io mi aspetto, essendo fresco, è che ci sia un buon miglioramento del logbook. Quindi normalmente c'è un aumento sia del carico, sia anche delle ripetizioni. Quindi molto spesso, le prime settimane, mi ritrovo che aumento il carico, invece di fare 8 ripetizioni con 100, numeri a caso, ne faccio 9 con 110. Poi aumento a 120, ne faccio magari 10, 11, e vedo che c'è un buon miglioramento, un buon tasso. Questo che cosa vuol dire? Che in questo rapporto stimolo-recupero, io il mio recupero è alto e lo stimolo è tendenzialmente un po' più basso, quindi posso aumentare. Aumentare lo stimolo vuol dire aumentare quello che può essere il volume, inserire più failure point, inserire più intensifier, quindi tecnica di intensità, eccetera, eccetera. E di questo c'è un'academy intera su Rhino Nation in cui abbiamo parlato del dettaglio su come progredire. Però realmente posso aggiungere più stimulus point, eccetera, eccetera. Ora, mentre proseguo nel mio mesociclo, aggiunto lo stimolo, a un certo punto vedo che le progressioni tendono a diminuire e percepisco più fatica in palestra, quindi percepisco che veramente inizio la sessione che inizio ad essere stanco a livello anche sistemico. Questo vuol dire che il mio recupero, il mio stimolo, stanno allo stesso livello, perché comunque sto migliorando in sala, quindi magari inizio a rosicchiare una ripetizione in più, aumento il carico, però le ripetizioni scendono di uno, questo vuol dire che devo ancora abituarmi a questo carico ed è perfettamente normale, va bene così, la volta successiva magari recupero quella ripetizione che ho perso, eccetera, eccetera. Quindi sto proprio là là, pelo pelo, cioè do uno stimolo massimo e il mio corpo ha tutte le energie necessarie per riuscire a recuperare, ma non ha energie extra, quindi vado a progredire, riesco a progredire, ma è molto più lento. E questo in realtà è un best case scenario, perché la situazione che vedo quando sto in questa situazione, essendoci un accumulo di fatica progressivo, come è normale che sia durante un mesociclo, tendo a lasciare le cose come stanno, quindi lascio le cose come stanno, mantengo lo stesso schema, la stessa scheda, eccetera, giusto magari qualcosa a livello di esercizi sinergici, funzionali, per permette di progredire sui main compound, quindi gli esercizi principali della sessione, quelli che mi danno lo stimolo più importante, però mi mantengo là. E a quel punto inizierò a notare dal logbook che ci sarà un peggioramento da qualche parte, cioè inizio a perdere un po' di colpi, di performance, a stallare da qualche parte, là vuol dire che il mio stimolo è troppo rispetto al recupero. Può essere che il recupero è diminuito perché ho accumulato fatica, può essere che in realtà ho stimolato troppo, quindi in realtà stavo già un filino sopra e ho accumulato fatica, eccetera, eccetera, però è un qualcosa di normale. Ed è qui che intervengo con uno scarico, quindi devo semplicemente scaricare, lasciare che il corpo si rigeneri, questo tassello di recupero tornerà al massimo, lo stimolo è diminuito e assisteremo a quella che è la sovracompensazione, che è l'obiettivo finale di qualsiasi mesociclo, cioè arrivo al punto in cui il corpo è distrutto, deve sovracompensare, e là che vediamo il sacro graal dei risultati ipertrofici, perché il corpo inizierà a sovracompensare effettivamente da tutto il mesociclo, quindi tutta la fatica e lo stimolo che abbiamo accumulato nel corso delle nostre 6-8 settimane, quel che è 12 settimane, quel che dura un nostro mesociclo, in base al nostro livello, eccetera. Quindi, come capite, se io mi approccio ad ogni sessione che ho l'ansia di superare il log, che cosa succede? Che inizio a barare. Barare in maniera inconscia, perché magari rubo un po' da un punto di vista di tempo di esecuzione per rosicchiare quella ripetizione in più, rubo un po' da un punto di vista di quello che può essere un recupero in generale,
rubo un po', nel senso che non vado a focalizzare il lavoro sul singolo distretto muscolare, ma inizio a chiamare aiuto, quindi mi concentro bene sul distretto, però per chiudere quella ripetizione in più sporco un po' la forma e nemmeno me ne rendo conto magari. Ripeto, a livello inconscio accadono tante tante cose, e anche qua magari ci farò un video a parte. Serve uno specifico mindset per approcciarsi alle serie tenendo un logbook, ossia dovete realizzare che alla fine il carico, il macchinario, l'esercizio l'avrà sempre vinta su di voi, perché vogliamo raggiungere un cedimento, quindi vincerà sempre lui alla fine. E l'abilità dell'atleta sta non tanto nel battere costantemente la performance o fare carichi sovrumani, no, il bodybuilding è una gara a chi solleva meno, ragazzi, è una gara a rendere l'esercizio quanto più difficile possibile per il distretto target, quindi alla fine il buon atleta è quello che riesce a violentare il distretto muscolare in una maniera più veloce, immediata ed efficace possibile per dare quello stimolo senza disperdere troppe energie. Quindi ci deve essere una progressione sul lungo periodo, ma non dobbiamo barare, quindi il modo in cui ci atteggiamo e ci approcciamo ad ogni serie deve essere totalmente opposto al oh, devo battere assolutamente il log, ma ok, vado là, devo violentare il muscolo, vediamo in quanto tempo riesco a violentarlo, con quante ripetizioni, e in base a questo stabilisco come utilizzare i miei due ingredienti, stimolo e recupero, nella mia ricetta per le settimane successive. Ragazzi, questo è tutto per questo video, qualsiasi domanda qua sotto in descrizione, come sempre sarò ben lieto di rispondere, e detto questo noi ci vediamo al prossimo video.